Nel cinema tutto è finzione, vale a dire la gente si siede in sala e vede un film, vede circa un'ora e mezza, due ore di spettacolo di seguito. Per ottenere queste due ore di proiezione, la troupe, il regista, gli attori, hanno lavorato in media 8 settimane, vale a dire un paio di mesi. 8 settimane trascorse lavorando 10-12 ore al giorno consecutivamente, faticosamente, perché ogni pochi secondi di proiezione equivalgono a diverse ore sul set, diverse ore di lavoro intenso. Per esempio nel mio film tutte le scene di sangue sono state tra le più complicate da realizzare, perché ovviamente tutto è finto, il sangue è finto e non bisogna fare male agli attori, per cui ottenere effetti tipo il ventre degli attori che si squarcia, il sangue che vola all'intorno, come avete visto, non è per niente facile. Spesso bisogna avvalersi anche di manichini, di petti finti, di toraci finti, infatti è quello che è accaduto nel mio film. Gli attori ovviamente non esplodevano, gli attori avevano dei corpetti speciali sotto i quali erano stati messi degli strumenti che non vi rivelo, perché fanno parte del segreto dell'arte cinematografica, che provocavano le esplosioni. Ma tutta la lavorazione di un film è complicata, perché ogni cosa comporta tempo e lavoro. Basta anche solo l'attrice che sorride, comporta spesso ore di trucco per renderla in grado di apparire bella, bellissima sullo schermo. E così ogni altra cosa. Molti film, come nel caso di questo mio Contamination, vengono poi girati in teatri di posa dall'inizio alla fine. Nel mio caso, infatti, il film è ambientato buona parte in una base sotterranea, si presume, del governo americano, dove lavorano alcuni scienziati. Ovviamente non esistono basi simili in Italia, o se esistono, sono interdette, diciamo, ai civili, perché sono effettivamente basi militari. Pertanto noi abbiamo dovuto ricostruire in teatro, tutto è finto. Quello che sembra cemento in realtà è legno, legno dipinto. Semplici pannelli leggerissimi che dalla parte opposta sono tenuti in piedi da delle travi. I set vengono costruiti in questa maniera, vengono dipinti anche all'ultimo minuto e spesso, siccome i tempi di lavorazione sono molto stretti, vengono fatti vedere al regista, diciamo appena il giorno prima, che bisogna andare a girarci dentro. E spesso c'è da cambiare, spesso all'ultimo minuto bisogna modificare delle cose, spesso lo spettatore non lo sa, ma la parete sullo sfondo magari è dipinta con vernice ancora fresca e gli attori non la possono toccare, altrimenti si macchiano. Ma tutte queste cose, quando il film è finito, la gente al cinema non le sospetta nemmeno. Una troupe cinematografica è composta da diversi gruppi di persone. C'è ovviamente il regista con tutto lo staff dei collaboratori artistici, cioè l'aiuto regista, l'assistente alla regia, la segretaria di edizione. C'è poi il gruppo della produzione vera e propria, che è composto dal produttore, che in questo caso era Claudio Mancini, uno dei più noti e stimati produttori italiani, e che si avvale a sua volta di un gruppo di segretari, di assistenti, di organizzatori che lo assistono nel suo lavoro. Poi abbiamo il gruppo dei macchinisti. I macchinisti sono quelli che si occupano, diciamo, della macchina da presa, di spostarla, di muoverla, di preparare degli speciali binari sui quali la cinepresa si muove. E poi ci sono gli elettricisti. Gli elettricisti sono quelli che piazzano le luci, cioè che illuminano il set, perché ovviamente quando si entra in un ambiente, questo ambiente praticamente non ha luci, bisogna mettere tanta illuminazione quanta ne richiedono gli obiettivi. Nel caso del mio film è stata una pellicola girata con obiettivi particolari, diciamo molto potenti, per cui la luce ce n'è pochissima. Queste che vedete adesso non fanno testo perché sono delle scene, forse tra le poche scene illuminate di tutta la pellicola. Il film però in genere ha un bassissimo tasso di illuminazione, questo grazie alla sensibilità della moderna pellicola che è eccezionale. Thank you.
Questo è un attore che sta provando, discutendo la scena, ma non propriamente provando, si è messo in posizione affinché il direttore della fotografia controlli che la luce sull'attore sia giusta. Queste sono le fasi che precedono la ripresa, diciamo. La ripresa, in genere ci vogliono anche 2-3 ore per preparare la ripresa di un pezzetto di 30-40 secondi di film. A volte anche 5 ore per preparare la ripresa di un pezzettino così corto, a secondo della complicatezza della sequenza da realizzare, del frammento di sequenza da realizzare. I film infatti sono composti da tanti piccoli frammenti di 20 secondi, 30 secondi, un minuto, messi insieme fino a formare un mosaico di 2 ore. Questi frammenti assai spesso non vengono girati nell'ordine in cui sono nella storia, cioè succede a volte che uno gira prima la fine, un pezzo di metà, poi un pezzo dell'inizio, poi il secondo pezzo di metà e via di seguito. Alla fine, quando le riprese sono ultimate, si rimette tutto insieme secondo l'ordine della storia e si ha il film completo. Lo spettatore probabilmente non sospetterà mai che il finale è stata la prima cosa a venire realizzata. Nel mio film c'erano diverse comparse che interpretavano la parte di soldati americani. Queste scene infatti sono tutte ambientate in teoria in America, in realtà sono state girate al Tuscolano, a Roma. C'erano molte comparse che impersonavano i soldati e molti con i fucili in mano che sparavano. I fucili ovviamente sono caricati a salve. Il problema con le comparse è che sono in genere dei ragazzotti normali, i quali hanno tutto fuorché l'aspetto dei robusti, forti, incredibili poliziotti americani. I colpi in arrivo, come vedete, invece vengono sparati fuori scena da un tecnico esperto, che nel caso del mio film era Corridori, uno dei più bravi che ci sono in Italia, mentre l'attore rispondeva a questo sparo fuori scena con un fucile mitragliatore caricato a salve. I fucili mitragliatori sono veri, effettivi fucili mitragliatori, solo che le pallottole ovviamente non lasciano traccia.